Ciao ragazzi, benvenuti al secondo tutorial del Minecraft. Come vedete, ho approfittato di questi 2 giorni per ampliare un po' la mia casetta. Ho ampliato un po' il giardino, l'orticello. Ho fatto questa specie di recinto. Ho recuperato un po' di materiali, mi sono fatto l'armatura. Questa volta in ferro. Ah, intanto ho approfittato anche per migliorare un po' dentro la mia casetta facendo un parquet. Ho fatto il secondo piano, che poi vabbè pian piano finirò il letto solitario. Qua perché ci ho messo un blocco di terra, non lo so. Poi pian piano finirò. Ho scavato ben bene il tunnel facendoci anche le scalette. Ah, che poi vi insegno anche a fare le scalette. Ho fatto un po' di tunnel, ho scoperto nuove, vabbè, qua un po' di giacimenti di carbone, poi lì ho stoppato lo scavo ed ero andato anche giù di qua, dove invece ho scoperto qualche galleria interessante che poi andremo ad esplorare. Sono sceso di tantissimo, poi vabbè, poi andiamo giù e ci facciamo i nostri giri, sia qua che di là. Intanto mangiamo. Mi sono cotto un po' di roba. Ok. Andiamo. Dunque, oggi vi spiego come craftare le armor. Attualmente io ne ho craftata una in ferro, come vedete. E vi faccio vedere come sono senza armor. Togliamo l'elmo. Togliamo la corazza. Gambali. Ecco qua Adam Jensen, Adesso rindossiamola. Allora, le corazze, come tutti gli altri oggetti, possono essere fatte di, vabbè, a parte la base che è di cuoio, possiamo farle anche di ferro, diamante. Questo qua vengono a bussare, facciamo fuori. Ah, come vedete ho installato un paio di mod interessanti. A parte aver aggiornato l'Optifine all'ultima versione, ho installato la Ray Minimap, che vedete su in alto a destra. Bellissima mappa che praticamente vi fa vedere il mondo. Vi indica dove spawnate, dove quindi avete il letto. Dove, se volete, vi indica anche dove morite, così comodo per recuperare il corpo. E possiamo inserirci anche noi dei punti di interesse come vogliamo. Col menu qua della mappa possiamo scegliere intanto il tipo di mappa, normale o la versione antichizzata, tonda o quadrata. Io la lascio quadrata perché si vede più roba. E ci sono una marea di opzioni per personalizzarla, veramente veramente bella, quindi vi consiglio di metterla. Poi un'altra mod è quella degli oggetti 3D. In pratica, se lasciamo cadere un oggetto per terra, lo vediamo ruotare in 3D invece della classico sprite in 2D. E ho messo una mod che aumenta invece la quantità di cibo da craftare. Vari tipi di cibo, tipo la purificazione della carne infetta degli zombie, eccetera, eccetera, eccetera. Roba speziata. Ok, non mi ricordo se l'altra volta vi ho fatto vedere come si fanno le scale, comunque sia con legno che con i mattoni, con le pietre, eccetera. Basta. Questo qua. Via. Allora, pietrissimo, basta fare una cosa del genere e ci danno 4 scalette. Adesso lasciamo perdere. Ok, questo è il grano che ho raccolto dalle mie piantagioni, perché erano già cresciute e le ho ripiantate. Vi faccio vedere come fare il pane. Prendiamo il grano. Mettiamo 3 di... Adesso ce lo dividiamo per bene, 3 di questo, e ci dà il pane. Ho fatto anche l'achievement. Ok. Vabbè, ne ho fatto abbastanza. Mettiamo via il grano. Ah, come vedete ho messo anche un po' di casse nuove. Ho fatto la zona un po' più carina. Allora, no, il pane lo mettiamo qua, va. E mettiamoci anche il grano. Poi qua dovrò ordinare bene tutto. Mettiamo via un secchio, mettiamo via un po' di pietre. Ah, cosa interessante. Ah, qua c'avevamo ancora del ferro da raccogliere. Le pietre possono essere
cotte, il pietrisco, quello scavato, per renderla di nuovo pietra pura, da cui poi potremmo fare i mattoni, eccetera. Vabbè, eravamo lì che volevamo fare le armor. Allora, le armor come si fanno? Si fanno intanto le quali facciamo di ferro. Questi sono gli stivali. Poi, pantaloni. Maglia. E manca il... cosa manca più? Cappello. Ah, aspettate. Come cavolo si fa più il cappello che non mi ricordo? Ah, calderone poi è una cosa che si vedrà più avanti per fare le magie. Non mi ricordo più come cavolo si fa il cappello, cioè ridicola. Ah, si fa così. E questo è il cappello, ok, così abbiamo visto come si fanno le armor. Ok. Abbiamo visto già come fare gli oggetti, le armature. Ah, abbiamo da fare. Ecco, oggi volevo farvi vedere anche il come si fanno i trenini binari. Quindi, comincerei da... Anzi, cominciamo da quelli semplici, non automatizzati, quindi quelli fatti a mano, cioè le prime versioni. Poi, quando andremo a trovare la redstone, faremo quelle automatizzate che tipo le montagne russe. Quindi si fa, tanto ci vogliono dei bastoncini di legno, quindi facciamoci, ok, dei bastoncini di legno, era così mi pare, vediamo un po', no, come cavolo abbiamo, poi tanto fate di attivare la musica che mi sta sui nervi, opzioni, musica, via. Torna al gioco. Allora, forse è al contrario, cioè esatto, ok. Quindi ne facciamo quanti ne possiamo fare? Facciamone non tantissimi, tanto facciamo un esempio piccolino. Eccoli qua. No, facciamone ancora. Arriviamo a 64. Così ci riempiamo lo slot. Ok. Dunque, ah, ovviamente dobbiamo fare anche il carrello. Il carrello si fa così. I carrelli possono essere anche riempiti con la fornace per renderli, per farli muovere da soli, o con una cesta per permettergli di portare in giro roba. Poi, appunto, una volta trovata la redstone, faremo i circuiti automatici. Allora, qua ho creato una specie di percorso, appunto, per farvi vedere come funziona. Sperando che bastino le rotaie. Allora, devo mettere delle pietre sotto. E abbiamo quasi finito. Ok. Ora prendiamo il nostro carrello e ci infiliamo dentro cliccando col destro. Ed eccoci qua nel nostro circuitino. Questo è comodo, specialmente quelli automatici, per muoversi velocemente nelle varie miniere. Ok, scendiamo. Ok, e questo, facciamoci un altro giretto. Ed ecco come funzionano i carrelli. Ok, abbiamo visto come funzionano i circuiti. Comunque, scavando ancora redstone non ne ho trovata. Si trova molto in basso, vicino alla lava, quindi adesso scenderemo poi per quelle gallerie di prima. Vediamo
e le vedremo. Ah, intanto, semmai, cosa posso farvi vedere? Ah, come si fa il carrello con la fornace. E idem con, vedete, così, con fornace. Poi ci mettiamo dentro, ci abbiamo carbone, no. Prendiamo un po' di carbone. Noi basta che teniamo cliccato e questo va per i cavoli suoi. Come vedete, comodità zero. Conviene assolutamente prendere quelli con la redstone. Quindi andiamo a mettere via le rotaie, il carrello, mettiamo qua, no, qua, mettiamo via queste. Mettiamo via anche il calderone che assolutamente ora non ci serve. Una fornace. Mettiamo via queste robe. Ah, via, via. Mettiamo via i bastoncini. Ok, vediamo anche come fare. Cosa possiamo fare? Ah, potrei fare, già che ci siamo, che ho della lana disponibile, facciamo un quadro. Spiego come fare i quadri. Sì. Ed ecco il quadro. Il quadro è di tipo casuale. Vedete? Bello questo qua. Me lo vado a mettere in camera, però come dico è casuale, quindi appena lo rimetto da un'altra parte sicuramente verrà fuori qualcos'altro. Proviamo qua, ecco il piccolino, no, voglio grosso, più grosso. Detto così non è bello. Via. Poi ovviamente i quadri dipendono anche dal texture pack che usate. Vabbè, lasciamo un quadro così. Ok, che carino appunto per decorare le case. Poi non abbiamo stringhe, quindi al momento non posso farvi vedere come fare gli archi, ma appena recupero le stringhe lo facciamo. Potremmo fare i cancelli degli steccati, quindi facciamo così, si fanno così, ed ecco il cancello. Andiamolo a provare. Come vedete, quindi ci mettiamo qua e così chiudiamo. Ok, se facciamo così almeno capiamo che qui c'è il vaffanculo. Questo c'è il cancelletto seccato, anche se io l'avrei fatto più grosso. Vabbè, speriamo in qualche aggiornamento. Dunque, abbiamo delle ossa, possiamo provare se funziona. Che cacchio ho fatto? Il metodo per far crescere in fretta la roba con questa farina d'ossa. Vediamo un po' se funziona. Mi pare che faccia crescere la roba istantaneamente. Vediamo se funziona. Esatto. Come vedete, mi fa crescere subito la roba. Se non sbaglio funziona anche con i funghi, quindi lì ce n'è uno. No, non funziona più con i funghi, non me lo ricordo. Guarda che faccia crescere istantaneamente anche gli alberi. Non mi ricordo, facciamo la prova. Prendiamo un alberello. Lo mettiamo, che so, qua e proviamo. Eccolo qua, istantaneo. Vediamo che va. Ed è una cosa abbastanza comoda e interessante.
Andiamoci a ammazzare quello là. Tanto ormai che sono armorizzato, non mi fanno più paura. Ovviamente l'armatura più potente è quella in diamante. Oh. Per i creeper sarebbe meglio avere l'arco. Ok, muore. Oh, eccolo qua, funzionato, mega fungo. Ok. Ah, ho messo il mod, quello del, come dicevo, del taglio della legna. Ah, come vedete ho piazzato torce un po' in giro per illuminarmi la zona, così sono un po' tranquillo. Ah beh, mi sono rotto le balle di prendere funghi. Ah beh, ormai finiamolo. No, mi sono rotto. Allora, quindi vi faccio vedere la mod, quella del taglio della legna, così capite come è utile. E cioè, così, tagliate in fondo e automaticamente tutto l'albero viene giù. Come vedete. E questo vi velocizza di brutta maniera il taglio della legna. Ok. Comodissima questa mod. Comunque poi vi metto tutti i link nella descrizione. Bene, ora possiamo scendere giù nelle gallerie, che voglio trovare la lava. La lava è utile per vari aspetti, sia per fare trappole che per fare l'ossidiana. Cos'è l'ossidiana? L'ossidiana è quando la lava viene bagnata dall'acqua. Ed è utile perché uno è un materiale resistentissimo e per riuscire a raccoglierlo ci vogliono per forza i picconi di diamante, materiale peraltro parecchio raro. Merda. Ah, qua ci deve essere un bug delle texture. E infatti, come vedete, si riesce a vedere tutto attraverso. Ah, che figo. Vabbè, un bug delle texture. Chissà che blocco sarà. Insomma, lo picconiamo. Ah, quello è un altro. Vabbè, picconiamo, vediamo che roba è. Ho finito le torce, merda. E non c'è manco carbone. Vabbè. Vediamo un po' di picconare sta roba qua e vediamo cos'è. Non ho idea. Che roba sarà? Cosa mi ha dato? Smeraldo. Ah, non c'è la texture. Porca miseria. Devono aggiornare il fotorealism. Vabbè, ah, eccolo qua, un po' di carbone. Ok, lì come vedete c'è la lava. Facciamoci un po' di torce, va. Ok. Occhio perché se avete tanti cuori, bene, riuscite a resistere, ma se ci finite che siete così morti, bruciate e ci rimanete secchi. Quindi o vi portate un secchio d'acqua dietro in modo da spegnervi, o state veramente, veramente attenti. Ora prendiamo un po' di pietra e chiudiamo un attimo il percorso, fanculo. Ok, speriamo che cali. Ah, lì non cala. La lava, occhio perché se avete della legna vicino prende fuoco con le scintille. Facciamo un po' una prova. Quindi se vi fate le case di legno, come cazzo me l'ha messo quel tronco? Ah, prendi più là, vediamo un po'. Se prende fuoco. C'è un po' di ritardi, eh? Come mai? Vabbè, prende fuoco, fidate. Allora. Vediamo dove stiamo finendo qua. Ah, tutto chiuso, speravo qualcosa di meglio. Ah, premendo F3 potete vedere varie informazioni tipo l'altezza, le coordinate. Ok, quella importante a Y è l'altezza. I diamanti si trovano a Y13. Adesso siamo qui, 15, 14, 13. Questa è l'altezza in cui di solito si trovano i diamanti.
Mi raccomando, i diamanti sono utilissimi sia per fare oggetti che per fare armor, che per altre ricette molto importanti. Comunque, rompiamo qua e voglio provare a fare appunto l'ossidiana, però non c'ho acqua, quindi corro su a prenderla. Ok, eccomi tornato con l'acqua. Pa, 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 pa. Proviamo. Se no, ho fatto la pietra invece di farmi l'ossidiana. Tutta una troia. Come mai? Ah, vieni nella lava. Addio. E riproviamo. Pietra, cazzo. Capisco perché non mi dà l'ossidiana. Cosa? Come vedete ho trovato oro. L'oro praticamente è un materiale utile per anche lui per creare oggetti, però hanno la caratteristica di essere molto molto fragili. In compenso riescono a raccogliere oggetti, a minare, detto in maniera molto ignorante, velocemente. Possiamo provare, non ci abbiamo, dobbiamo fare un banco da lavoro, pensiamo un attimo qua, facciamoci la fornace, facciamoci oro e carbone, e intanto che prepara noi continuiamo a scavare. E vorrei andare anche verso il basso fino a farvi trovare il bedrock, cioè la fine del mondo. Eccola qua. Questo qua, questa roccia qua, è il cosiddetto bedrock, che è indistruttibile. Con alcuni mod si può distruggere il bedrock, ma sotto non si trova altro che il nulla. Cioè un infinito blu dove cadiamo e ci rimaniamo secchi. Ok, questa roccia qua che vedete fumare, questo è il cosiddetto bedrock, e più giù di così non si può andare. Infatti vediamo un po', F3, siamo a Y uguale a 4, vuol dire che si può andare ancora un pochino giù, ma più o meno. Ci sono dei mod che servono ad appiattire il bedrock in modo che sia tutto completamente piatto, quello è utile. Ora vediamo come siamo messi qua. Ok, 5. Proviamo a farci qualche oggettino, tipo un piccone d'oro. Vediamo un po'. Come vi faccio vedere come si consuma su, però vedete che anche la velocità è molto alta. Però vedete, orca miseria. Rischio. No, ho preso quello. Vedete anche come cavolo si consuma veloce
Porca troia. Spegnimi. Ecco perché vi dicevo di avere il secchio d'acqua. Ok, tutorial di oggi finisce qua. Il prossimo invece sarà con la redstone e i circuiti. Ciao.